prima nella fratellanza napoletana e poi nella nuova famiglia? Allora, sono stato il capo e promotore della fratellanza napoletana, poi capo della famiglia Giuliana e uno dei capi della nuova famiglia. Di che parliamo quando parliamo della fratellanza napoletana e della nuova famiglia? Parliamo di un'associazione a delinquere. In che anno, in che periodo siamo? 79-80, 78-79-80. Da chi era composta la fratellanza napoletana? Da me, Luigi Pollaro, Ricciardi, Mallardo, Giovanni Paesano, Antonio Giaccio di Tesciolò, di Pollaro. Quindi parliamo di più famiglie? Di Lauro, Nunzio Bocchetti e di quanti altri? Giacomo Cavalcanti, Antonio Porro. E così via. Poiché sono famiglie, questo è per quanto riguarda la fratellanza napoletana. Poi, chiaramente, si irradia in quello che è connesso la nuova famiglia con Fabio Cino, Alfiero, Calasso, di Nuvoletta, i Casalesi e così via. Fermiamoci un attimo alla fratellanza napoletana. Quindi, famiglie sia del centro storico della città che di Secondigliano. Cos'è che teneva insieme queste famiglie in quegli anni? Teneva insieme l'arroganza da un lato di Raffaele Cutolo, perché avevamo la motivazione, perché molti di noi erano stati condannati a morte. Io uno di questi lo ero insieme ad Antonio Giaccio. Contemporaneamente poi anche dalla mafia. È molto complesso il discorso, perché esisteva la mafia, guidata chiaramente da Michele Zazza, esisteva Cutolo, e con i siciliani, e quindi poi uscì fuori questa fratellanza napoletana che aggredì all'uno e all'altro. Quando poi si venne a sapere l'esistenza di questa fratellanza napoletana, vi fu proprio un accordo con Zazza, Nuvoletta, i siciliani e di quant'altro per unire una formazione criminale contro Cutolo. Era una convenienza. Quindi questo discorso questo discorso poi vale anche per la nuova famiglia rispetto alle famiglie della provincia. Sì, e poi divenne, come si dice, la leggendaria nuova famiglia che praticamente, in realtà la nuova famiglia è stato un simbolo creato praticamente dalla stampa. In realtà stavamo tutti uniti, ok, però la vera forza criminale era la fratellanza napoletana, quindi anche in Nuvoletta, in Zazza, dovevamo dar conto alla fratellanza napoletana, che eravamo tutti giovani, eravamo tutti formati da una sola volontà, per altri, ripeto, molti dei quali condannati a morte, Giaccio Antonio, io, e così via. Sì, quelli sono gli anni del contrabbando di sigarette. Come veniva gestito il contrabbando dalla fratellanza napoletana prima, dalla nuova famiglia dopo? Voi che rapporto avevate con i contrabbandieri? Io sono nato nel contrabbando, sono cresciuto, ho conosciuto tutti i grandi personaggi, a cominciare logicamente dalla mia famiglia, il mio padre, i miei zii, che hanno sempre vissuto il contrabbando di sigarette. Il dopoguerra, subito dopo il dopoguerra, anche durante la guerra. E quindi il contrabbandiere di Santa Lucia, perché lì è l'anima del contrabbando, è sorto a Santa Lucia. Lei personalmente in che periodo ha cominciato a interessarsi o comunque in qualche modo ad avere rapporti con i contrabbandieri? Sì, da bambino, perché il contrabbando di sigarette è cominciato, non vi erano le navi, quindi poi man mano che caricavano 1500, 2000, 5000, si è arrivato poi a 100.000 casse di sigarette fuori alle acque territoriali, che si chiamava la cosiddetta mamma, e quindi poi andavano sotto a questa mamma altre barche più piccole, che per 1500, 200
1.500-2.000 cassi di sigarette ed entravano nell'acqua di Terreale e poi lì andavano gli scafi blu a scaricare e in vari posti del Golfo di Napoli si scaricavano le sigarette. Ma prima ancora che esisteva, accadesse chiaramente via mare, lo smercio, il grande salto di qualità, il contrabbando di sigarette è nato che i contrabbandieri si calavano dal porto, nei tombini dal porto di Napoli e attraverso i tombini facevano uscire le sigarette a pacchetti, neanche le sticche esistevano. E quindi questa merce veniva rimessa nei sacchi e venivano portate a Forcella. Sto parlando all'inizio degli anni 50, io ero un bambino e mi ricordo come fosse oggi, questa, perché peraltro sono ricordi indelebili. Sai, diciamo le famiglie camorriste, le casse della Camorra, in che modo si arricchivano col contrabbando? Cioè lo gestivate direttamente voi? I contrabbandieri facevano parte della vostra organizzazione o erano cose diverse? Prima della guerra con Cutolo il contrabbando era tutto un altro, come dire, aveva un suo cammino, investiva dei soldi, quindi poteva perderli, ci poteva guadagnare, tutto quanto. Poi, con l'ascesa di Zazza nel contesto del contrabbando, cominciarono a cambiare le cose, quindi se ne appropriò pienamente la mafia, anche se poi la mafia ha sempre gestito il contrabbando di sigarette, a cominciare dall'Arco Luciano. Quando è venuto il grande salto di qualità del contrabbando di sigarette è stato l'Arco Luciano a farlo divenire. Poi dopo l'Arco Luciano, diciamo così, è venuto tanti altri personaggi. Prima ancora di Michele Zazza c'erano i fratelli Grippi che furono assassinati dallo stesso Michele Zazza e si invadono lì. Poi la Camorra riuscì ad impossessarsi pienamente del contrabbando di sigaretta, stabilendo con i grossi contrabbandieri, compresa Zazza, compresa chiaramente la mafia, che doveva cacciare dei soldi, una tangente, diciamo così, di quella che era la nostra organizzazione. Prima ancora di farla noi, l'aveva fatta Cutolo. Era uno dei motivi, questo è stato, di scatenare la guerra, non i motivi in assoluto, ma uno dei motivi. E questa tangente che i contrabbandieri pagavano alla Camorra, a quanto ammonta? C'è chi pagava 1 miliardo al mese, chi praticamente una tantum, 1 miliardo, 2 miliardi, ogni mese e mezzo, ogni 2 mesi, quindi che venivano assorbiti nella cassa di questa grande organizzazione, che poi si compravano delle armi, si rafforzava l'organizzazione. Se lei ha fatto più volte riferimento... lei parlando ha fatto più volte riferimento al salto di qualità. Volevo un attimo capire lei cosa intendeva. Lei due volte ha fatto riferimento al fatto che a un certo punto dice il contrabbando fece il salto di qualità. Che significa? Ha cominciato il contrabbando, quindi dal porto calavano le sigarette nei tombini per portare la merce a Forcella. Poi è cominciato, come dire, la prima nave con 500 cassi di sigarette, poi 1000, poi 1500, molte delle quali venivano anche sequestrate perché erano delle barchette. Poi si è arrivato a 10.000, 50.000, 100.000. Pure l'acqua territoriale, gli ho spiegato prima come funzionava. Sai chi erano i rappresentanti delle famiglie napoletane, negli anni della fratellanza napoletana e poi della nuova famiglia? Scusami, puoi ripetere la domanda? I rappresentanti delle famiglie napoletane, le persone... Il contrabbando? No, nella fratellanza napoletana. Lei dice per la famiglia Giuliano ci stavo io. No, io e i miei fratelli. E per le altre famiglie? Allora, era una famiglia Volvaro, i Ricciardi, i Mallardi, Giovanni Paesana, Giacomo Cavalcante, Giovanni Alfano, Antonio Porro, Bocchetta,
Paolo Di Lauro, Anita La Monica, Giovanni Paisano, Giaccio Antonio, Ditto Scialò, Giuseppe Avagliano ed altri. Lei ha parlato anche, perché non si era capito bene almeno qua in aula, lei ha parlato anche della, ha fatto riferimento alla grande mamma parlando delle imbarcazioni, a chi si riferiva? La grande mamma praticamente è il massimo carico di sigarette che si fermava fuori alle acque del litorale, che non potevano intervenire, la finanza non poteva intervenire, e quindi gli dava la tranquillità, praticamente la serenità, che non poteva la finanza prelevare quel carico di sigarette. Poi era una lotta tra la finanza e i contrabbandieri, chi si faceva più furbo, chi aveva più mezzi a disposizione, e quindi si approfittava dell'occasione, da un lato caricare le sigarette, dall'altro lato, da parte della finanza, fare degli inseguimenti. Quindi poi andavano degli scafi, 20-30, che cercavano di distogliere, di distrarre la guardia di finanza dall'inseguimento, e quindi poi ne avveniva centinaia nel Golfo di Napoli. Era un po' divenuto, prima della guerra, della camorra, era un po' divenuto anche uno spettacolo per i turisti, perché comunque parliamo di un'epoca che non c'era la droga, quindi non c'era violenza, non c'erano morti. Poi tutto comincia a cambiare quando scorre il sangue, quindi quando subentra la camorra e la guerra. E quindi poi, oltre che subentra la camorra e la guerra, poi in sostituzione del contrabbando sigarette avviene quello della droga, il mostro bianco. Lei ha indicato il quartiere Santa Lucia di Napoli come un po' il centro, il cuore dell'attività di contrabbando. Lei come contrabbandieri chi ha conosciuto, con chi ha avuto rapporti? Mario Potenza ha detto Chiacchierone che è il vero re del contrabbando di sigarette. Non Michele Zazzi. Michele Zazzi soltanto dopo anni, 20 anni, che poi si definiva essere l'Agnelli del Sud, no? In tante delle sue interviste. Ma il vero leader del contrabbando è stato Potenza Mare, detto Chiacchierone, la famiglia Giuliano, ma diciamo in assoluto Chiacchierone. Lei ha conosciuto Peppe Zinna? Sì, è suo genero. Se può ripetere, che non si è sentito bene. È suo genero, il genero di Mario Potenza, detto Chiacchierone. In che occasioni lo ha conosciuto, che rapporti ha avuto? Ha avuto rapporti chiaramente di guadagnare dei soldi, di contrabbando di sigarette, anche prima del fenomeno Camorra, no? Che è scoppiata nel 78-79. Perché la famiglia Giuliano, cioè i miei zii, mio padre, ci lavoravamo insieme con Avagliano, con Chiacchierone, con Peppe Zegna, con Adamo, Giovanni Adamo, detto Bricrim, con Giruzzo Scellone, detto Massarella. Ci lavorò insieme, insomma. Sì, lei ha mai avuto rapporti con il Montenegro per il contrabbando? O sa se i contrabbandieri hanno avuto rapporti con il Montenegro? Ma personalmente io con Montenegro no, non ho mai avuto rapporti, ma i contrabbandieri che ho fatto i nomi sì. E in che senso? È perché prendeva, prelevava le sigarette, portavano i soldi a Montenegro, quindi da lì poi attingevano, caricavano delle sigarette dalla Svizzera a Montenegro, dalla Svizzera poi veniva portata a Montenegro, quindi in Albania anche. Quindi caricavano queste sigarette sulla barca, sulle navi, poi entravano nell'acqua di litorale e fuori all'acqua di litorale si scaricava e c'era questo smesso. I soldi venivano caricati nelle macchine a doppio fondo e venivano portati dalla Vagliana, dai suoi familiari in Svizzera. In uno o più occasioni sono stati anche sequestrati i soldi in doppio fondo delle macchine. Sì, per quella che è stata la sua esperienza ai vertici
della famiglia Giuliano. Questa storia del contrabbando di sigarette, quindi dei rapporti tra le famiglie e i contrabbandieri, fino a quando è durata? Sempre durata, insomma, è andata sempre avanti, poi la cosa è cominciata a perdersi quando poi il contrabbando di sigarette da Napoli fu trasferito a Brindisi. E poi non soltanto fu trasferito a Brindisi, ma cominciò a camminare e viaggiare la droga. Lei quando iniziale? Parliamo in un periodo che i miei zii, compreso mio padre, cominciarono a prendere distanza. Ma forse è stata l'unica famiglia a prendere distanza. Se lei ha conosciuto Salvatore La Russa? Come no? È uno dei capi. In che anni lo ha conosciuto? 78-79. Che rapporti aveva con la fratellanza napoletana? Era un capo, uno dei capi. Se lei poi in che anno inizia a collaborare? 2002, settembre 2002. Lei era stato arrestato? Era in carcere? No, io mi costituì nel 1996, non sono stato arrestato, io mi sono costituito. Stranamente risulta essere stato arrestato, no, invece io mi sono costituito. Sì, per quale motivo iniziò a collaborare? Ah, io ho cominciato a collaborare e presi questa decisione per una compressione spirituale innanzitutto, come priorità in assoluto. E per cercare di quel che mi resta da vivere, e tutte le drammatiche cose che ho vissuto, di cercare di far capire ai giovani, in particolar modo di Napoli, di intraprendere una via diversa da quella della Camorra. Ma questa non è stata soltanto la scelta, cioè non lo sto raccontando questa, sperando di ottenere sia pure un minimo risultato di quanto ho detto, ma voglio dimostrare ai ragazzi di Napoli che è necessario cambiare la vita, andare in cerca della propria esistenza per scoprire i veri valori di se stessa e della vita stessa. Non a caso mi sono diplomato a scuola a Mogol, perché sono autore di testi, non a caso insomma, sto studiando, e sto facendo dei grandi sacrifici, sto sempre a studiare perché voglio dimostrare a chi ha 20 anni e a chi ha 60 che nella vita si può sempre cambiare, anche un'ora prima di morire. Torniamo un attimo a quello che lei diceva su Potenza Mario o Chiacchierone. Magari si riuscisse un attimo facendo mente locale a dire insomma, se lei ha avuto rapporti personali con lui, ha avuto modo di vederlo, di incontrarlo, in quali occasioni? Ma l'ho visto centinaia di volte, da bambino, da più grande, quando poi sono cresciuto. Cioè, non posso dire che l'ho visto 5 volte, 7 volte, l'ho visto centinaia di volte. Ma sempre per le questioni legate al contrabbando di sigarette? Con o senza la motivazione. Se a lei chi ha conosciuto, se ha conosciuto qualcuno della, qualcun altro, oltre al genero Peppe Zin, della famiglia Potenza? No, colui che io mi soffermavo nel parlare, salutarlo, perché poi peraltro è una persona simpatica, molto, diciamo così, tradizionale. Mi soffermavo, prendevo il caffè, ci salutavamo, perché poi mi conoscevo da bambino. L'ho visto venire a casa mia a scaricare le sigarette quando ero un bambino. E quindi mi legava a lui anche un sentimento di affetto, oltretutto. Aveva altri familiari, però non è che ci ho avuto a che fare con altri familiari. Presidente, un'altra domanda. Ci sono domande da parte dei difensori? Sì, presidente. Prego, allora l'avvocato Ragozzini. Senta, mi dica una cosa, signor Giuliano. Lei era a conoscenza del tema del suo interrogatorio di questa mattina? No.
Senta, mi dica una cosa, lei poco fa, domanda al pubblico ministero, ha detto che Chiacchiarone era un alter ego di Zazzo, addirittura superiore a Zazza. Come mai non l'ha mai detto nei suoi interrogatori precedenti? Io ho avuto 6 mesi a disposizione per raccontare 50 anni di Camorra. Purtroppo non è colpa mia se non l'ho potuto raccontare questi minuti. Voglio dire, lei negli interrogatori... Io mi oppongo a questo modo di fare il conto esatto. Se c'è una contestazione da fare, si fa la contestazione. Se lei mi dà il tempo di contestare, io non l'ho mai interrotta. No, lei dice una cosa che... Sto facendo una contestazione. Diciamo, se mi dà il tempo di farla... Allora, contestiamo il passo. Non so neanche il tempo di rispondere. Allora, lei nell'interrogatorio reso il 18-10-2002 dirà: in quel periodo, quindi più o meno nell'80-81, per nostra decisione si costruì un gruppo composto da Michele Zazza, Giuseppe Vagliano, Magazzeso, Chiacchieroni, Beppe Zenno, Bellil, eccetera. Però qui lei non indica che in buona sostanza o Chiacchieroni avesse un ruolo di rilievo diverso. Questa è la contestazione. Un'altra domanda. Io non lo indico perché è stato aggetto l'interrogatore, no? Un po' il riassunto di quella che poteva essere la vera storia del contrabbando di sigarette. Perché agli interrogatori non è che si è parlato soltanto del contrabbando di sigarette. No, io parlavo proprio del contrabbando. Qui parlo del contrabbando, chiaramente ho riassunto quella che è la storia, ma non è proprio in quelle quattro scritte che ci sta la storia del contrabbando. È molto ricca la storia. E poi sempre sullo stesso argomento, lei alla fine dello stesso interrogatorio dice: alla morte di Michele Zazza è stato sostanzialmente Ciro Mazzarella a raccogliere l'eredità. Senta, signor Giuliano. Senta, eventuali integrazioni delle contestazioni le facciamo alla fine noi? O di volta in volta, come preferisce il tribunale? Integrazioni, che senso? Lei legge un interrogatorio, ce n'è anche un altro. Allora, questo punto, allora dico, magari facciamolo alla fine, come abbiamo fatto l'altra volta, come abbiamo proceduto per loro. Senta, signor Giuliano, lei che comunque si ricorda tutti gli eventi relativi alle sue conoscenze, come mai Mario Potenza veniva soprannominato Chiacchierone? Io non lo so perché veniva soprannominato Chiacchierone. Non l'ha mai incuriosito questo fatto, di sapere come mai si chiamasse Chiacchierone? Che poteva essere una diminuzione rispetto a quella che poteva essere la credibilità di una persona. Lei non l'ha mai saputo? Darsi che l'abbia detto oppure no, adesso non mi ricordo. Ma si ricorda perché lo chiamavano Chiacchierone? Cioè, lo chiamavano Chiacchierone, sì, mi ricordo, ma il motivo perché lo chiamassero Chiacchierone, darsi che l'abbia detto, ma adesso non mi ricordo. Senta, signor Giuliano, mi dica una cosa, lei il... ha fatto delle... Lei conosce Lo Russo Salvatore, diceva poc'anzi a domanda del pubblico ministero. Lei aveva un rapporto di fiducia, si fidava di Lo Russo Salvatore? Sì. Senta, mi dica una cosa, lei nel dicembre del... Però nel contesto malavitoso, chiedo scusa avvocato, nel contesto malavitoso di Camorra, mafia che sia, esiste sempre, come dire, una minima di diffidenza, proprio perché fa parte proprio del contesto. Quindi mi fidavo, però non è che gli davo l'anima, no? Senta, lei ha fatto delle dichiarazioni in merito all'omicidio di Frattini Giacomo? Frattini, sì. Bambolella, si ricorderà? Sì. No, perché pensavo fosse l'altro Frattino, cioè il braccio destro di Michele Zazzi che fu ammazzato a San Dalmazzo. Senta, mi dica una cosa, lei per Frattini Giacomo è stato giudicato dalla Corte di Assise? Sì. E è stato assolto o condannato? Io sappia condannato. Senta, si ricorda insieme a lei chi è stato condannato per questo omicidio? No, non mi ricordo. Lei ha accusato Lo Russo Salvatore per questo omicidio, di essere insieme a lei il mandante di questo omicidio? Sì. Lei non sa che il 17 dicembre 2010 Lo Russo Salvatore per questo omicidio è stato condannato altresì all'ergastolo? No, non lo so. Comunque qua c'è la sentenza, Presidente, di cui chiede la... Chiaramente parliamo sempre della sentenza di primo grado, temo restante che poi c'era l'appello. Potete produrre i documenti. Quindi chiedo l'acquisizione di questa sentenza.
anche in relazione a quelle che... Aspetta, c'è qualche problema col microfono. Anche, questo funziona? Bene. Anche in relazione a quello che è stato poi l'interrogatorio reso dal Lorusso Salvatore in relazione alla affidabilità intrinseca, ha rilevato che in data 27/3/2012 davanti a questa tribunale si parlava del solo omicidio di Gennaro Ugurto, per il quale fu condannato all'ergastolo, e praticamente nel 17 dicembre 2010, vale a dire 2 mesi dopo, se il pubblico ministero mi correggerà, della sua collaborazione, è stata altresì condannata anche per questo fatto all'ergastolo. No. Quello produce la sentenza o il verbale di udienza? No, la sentenza. Vabbè, utilizzabile, non è definitiva, quindi la utilizziamo come documento. Dopo che diceva, parlava... Dopo che lei parlava di utilizzare le dichiarazioni. Quindi allora, nulla opponendo il PM e gli altri difensori, si acquisisce la sentenza 17 dicembre 2010, Corte di Assise di Napoli, sezione quinta, a carico di Abbinante Raffaele ed altri. Oh, il pubblico ministero voleva integrare qualcosa? Terminato l'esame. Sì, se credo che sia utile, diciamo, nella lettura delle dichiarazioni di Luigi Giuliano a proposito del ruolo di Mario Potenza, verbale di interrogatorio del 6 dicembre 2002, ore 10:45, i veri gestori del contrabbando sono Mazzarella Ciro, Giovanni Adamo, Tito Bigrini, Avagliano Giuseppe, Chiacchiarone. La lettura può venire solo esclusivamente dalla lettura diretta del verbale, non da appunti del verbale. Questo lo sappiamo quasi dalle scuole medie. Visto leggere il verbale. Mi sembra che il PM volesse integrare... 6 dicembre 2002. Cioè il verbale... Ci può dire la pagina? Il verbale riassuntivo. 6 dicembre, vabbè. Pagina? Pagina verbale qua, non ce l'ho, la faccio sapere. Vabbè, con lei può senz'altro farla questa integrazione. Allora, che stava dicendo? I veri gestori del contrabbando sono Mazzarella Ciro, Giovanni Adamo, detto Bilcrin, Navagliano, Giuseppe Chiacchiarù, Peppe Zinna, Obellil, Egizio di Santa Lucia e Fratelli Mauro. Questo è il passato. Vabbè, no, il contrasto. La pagina 40 la difformità rispetto a quello che ho letto io? A questo è un'integrazione del ruolo centrale. Il ruolo, ma che integrazione? Voglio dire, questa è la stessa cosa che ho contestato io, sinceramente. Precisione, Presidente. Vabbè. Allora, ci sono altre domande? Signor Pubblico Ministero, io confermo che... Avvocato De Gregorio. Grazie. Avvocato De Gregorio per il verbale. Giuliano, buongiorno. Buongiorno a lei, Avvocato. Volevo chiedere, in definitiva, a questo gruppo di Camorra a cui lei... si è detto appartenere, riceveva questa somma di denaro di 1 miliardo al mese, è così? Unitamente a Secondigliano, sì. Mi scusi? Unitamente a Secondigliano. Insieme, unitamente a Secondigliano? Sì. Eh? Sì, ho detto di sì. No, non riesco a sentirla bene. Di questa somma di 1 miliardo, quanto spettava a lei personalmente o alla sua famiglia? Beh, io di questa, perché poi sono gli anni che passano e quindi cambiano le cose, perché la storia di Napoli, avvocate, è molto molto molto... Ci dica un po' allora nel corso dei vari anni quanto lei materialmente percepiva. Vabbè, soffermiamoci sulla sua domanda. Soffermiamoci sulla sua domanda. La famiglia Giuliani percepiva chiaramente, secondo quello che gli spettava, 50, 60, 70 milioni delle vecchie lire. Poi in un modo extra Avagliano mi dava sotto banco, ufficialmente o non ufficialmente, non aveva importanza perché ero il capo, mi dava 100 milioni, 150, 70 a parte. Quindi se ho ben compreso, lei al di là della quota di questo miliardo percepiva una quota extra per il fatto di essere Luigi Giuliano? Esattamente. Non ho capito, scusi. Esattamente. Partecipava anche la famiglia Lorusso, e se sì, Salvatore Lorusso, alla spartizione di questo 1 miliardo di lire? Sì, i soldi entravano anche
a lui, alla sua famiglia. Mi scusi, potrebbe alzare un po' la voce? Io non riesco a sentirla bene. Se potete parlare un po' più ad alta voce, Giulia, che non si sente bene. Vicino al microfono e a voce più alta, cortesemente. Prego. No, dicevo, quindi alla spartizione pro quota. Alla spartizione, avvocato, rientrano i soldi del contrabbando, i soldi della droga. No, io i dico, soldi relativamente, mi scusi, no, relativamente ai soldi del contrabbando. Avvocato, chiedo scusa. Io scusi, la domanda la stavo facendo io, mi perdoni. No, sono portato a dire, a spiegarmi bene di tutto quello che accadeva. Così. Ho capito, io le ho fatto una domanda, mi scusi. Salvatore Lo Russo e la sua famiglia partecipava alla spartizione pro quota di questo miliardo di lire? Non soltanto dei soldi delle sigarette del miliardo, certo, io ma l'ho chiesto anche della droga, delle estorsioni. Io le ho chiesto per le sigarette. Vuol far rispondere un po'? Ok, momento. sì. Ok. Ha detto sì, poi? Beh. Questa somma veniva versata indipendentemente dalle perdite legate al contrabbando, naturalmente. Sì. Volevo soltanto chiedere, lei ricorda che fu dato fuoco all'abitazione di Potenza Mario in Santa Lucia? Non mi ricordo. Lei non ricorda che suo fratello Raffaele diede incarico di incendiare l'abitazione di Potenza Mario? Mi può dire l'anno, l'avvocato, per favore? Siamo in un periodo successivo al suo arresto. E stavo in carcere, quindi sono giustificato. Lei non era ancora collaboratore di giustizia, presumo, faceva colloqui con i suoi familiari. Comunque allora, 41 bis, avvocato, a colloqui ce ne sono soltanto mia moglie e mia moglie è stata sempre. Lei non ricorda parte, che quella... Mi scusi, Dio. Non volevo interrompere. Lei non ricorda che furono arrestate degli emissari di suo fratello Raffaele all'interno dell'ascensore presso l'abitazione di Potenza Mario con taniche di benzina una volta data fuoco all'abitazione? Non ricordo perché indipendentemente dal 41 bis, quando è stato ammazzato il mio avvocato Ani Arcella, sì, io ho preso totalmente, ho preso proprio definitivamente distanza dalla mia famiglia, dai miei fratelli e tutti quanti. Ecco, io questo proprio le volevo chiedere, lei non entrò in frizione con suo fratello Raffaele perché aveva attentato attraverso questo incendio alla vita di Potenza Mario? No, io stavo in carcere, no, quindi stavo a 41 bis, allora. Quindi lei non sa neanche dire se dopo questo episodio, no, non posso rispondere a questa domanda perché... Io le ho fatto una domanda che lei ancora non sa. Lei non è in grado di dire che dopo questo episodio Potenza Mario ebbe a versare per tacitare la pretesa di suo fratello la somma di 500 milioni di lire? Lo so. Eh? Non lo so. Va bene, grazie, non ho altre domande. Prego. C'erano domande di altri difensori? L'avvocato Fortunato. Signor Giuliano, lei, le notizie che ha riferito si fermano tutte al data del suo arresto del 96? O ha notizie ulteriori dopo il suo arresto del 96? Io dopo l'arresto del 96 ho avuto altre notizie in occasione che venivo in aula, nel Tribunale di Napoli, a fare dei processi innocui. In tale occasione venivo informato di tante cose e queste le ho dichiarate nei verbali a dottor Narducci, quindi a tanti altri pubblici ministeri, quando mi sono deciso di collaborare con la giustizia. In quelle occasioni facevo finta che mi sentivo male e ne approfittavo perché venivo informato di alcune cose camorristiche. Quindi laddove io posso rispondere di cose che anche in carcere venivo a sapere, rispondo. Poi altre cose che non sapevo. Peraltro io in quelle circostanze mi incontravo, chi mi teneva informato era un tale Pasquale Cappucci. Sì, senta, un'altra cosa. Lei ha avuto notizie
di un fenomeno, di un episodio particolare che si è verificato nel 92, la cosiddetta strage di Acerra? No, no, vagamente. Non... Vagamente. Ho capito. Noi naturalmente, per essere chiari, stiamo parlando dell'omicidio, dell'agguato subito dalla moglie di Peppe Missi allo svincolo autostradale nel 92, dove morì oltre alla moglie. Ah, sì, io ne ho parlato di questo. Ah, sì, ecco, sì. Bene. Quindi sì, lei ne ha conoscenza di questo episodio? Allora, ci sono dei verbali che ho scritto. Bene, ora, mettiamo da parte i verbali. Quello che lei ora può riferire. Lei di questo episodio, senza entrare troppo nei particolari, questo agguato è riconducibile a quale fenomeno camorristico? Se è riconducibile a un fenomeno camorristico, naturalmente. Sì, innanzitutto io ho avuto anche uno scontro con Secondigliano a difesa della moglie di Giuseppe Missi, perché ritenne che quella morte, quell'agguato, quell'aggressione era una mostruosità, perché si era violato un codice d'onore, anche se l'onore non esiste nella camorra. Ma purtroppo nella camorra e nella mafia si dice che si ha un codice d'onore. Ma quale codice d'onore? Quello è un codice di infamia. Allora, quindi si era superato i limiti di una cosa che veramente inenarrabile e impossibile. E io mi sono riscontrato con tutta la cupola di Secondigliano, compresi i Lorussi, perché a Sarno la moglie di Giuseppe Miss, io l'ho detto dal primo giorno e lo confermo stamattina, sono tutti responsabili. Compresi lo russo. Compresi lo russo. Sì, tutti. Dopodiché, dopo l'episodio della strage di Acerra, l'alleanza Secondigliano ha avuto... Lei, quale componente della... Lei innanzitutto ha fatto parte dell'alleanza Secondigliano? L'alleanza Secondigliano che ha fatto parte di mio avvocato. Va bene. Quindi, comunque, lei era parte integrante... un soggetto di rilievo dell'alleanza Secondigliano. Ma diciamo così, ci trovavamo in periodi che c'era già rottura tra Forcella e Secondigliano, con dei morti che sono, diciamo così, sono accaduti, loro me li hanno fatti a me, io ce li ho fatti a loro, pace, guerra, pace, guerra, pace, guerra, tante e tante e tante volte. Quindi non siamo mai entrati in una vera e propria faida, perché quando comincia questa storia della fratellanza napoletana, io sono non soltanto il promotore della fratellanza napoletana, unitamente a Luigi Volaro, ma anche colui che dà una svolta decisiva a questa organizzazione. Vendico la morte di Mallardi, gli uccido a chi uccise il suo papà, cioè Luigi Maisto. Vendico la morte del fratello assassinato di Gennaro Ricciardi, perché erano quattro galline impaurite questi qua. Allora io con queste azioni criminali avevo carisma per trascinare a tutti quanti, perché uccidere per non morire era la nostra legge, perché altrimenti venivamo tutti quanti massacrati. Motivo per la quale si mise in piedi la fratellanza napoletana. In tutte le cose siamo stati tutti partecipi, chi è stato mandante, chi è esecutore materiale, chi si è seduto a tavola a discutere, siamo tutti responsabili. Giuliano, in questi anni, negli anni 90, Peppe Missi è detenuto, lei lo sa? No, ma io mica seguo la storia di Peppe Missi, non lo so. No, lei non lo sa, quindi quando è stata uccisa la moglie di Peppe Missi, che lei sappia, Missi, marito, era detenuto. Quindi lo sa che era detenuto. Sì. Detto sì, questo, sì. Lei sa quando, se durante il periodo, lei è stato arrestato nel 96, lei sa se Peppe Missi è stato scarcerato e quando? Naturalmente, genericamente, come anni, non altro. Allora, io quando mi sono costruito nel 96, Giuseppe Missi stava ancora in carcere e doveva fare ancora qualche anno, un anno e mezzo per uscire, se ricordo bene. E io avevo i contatti con Giuseppe Missi perché stavamo per organizzare una cosa insieme contro Secondigliano. Poi chiaramente io vado in carcere, qui succede le cose, mi succede di questa conversione spirituale ringraziando il Padre Eterno che mi ha cambiato la vita. Ed è stato molto duro perché... Senta,
Giuliano, lei ha detto che ha avuto dei rapporti con Peppe Missi in attesa della scarcerazione dello stesso. Quando sì, Peppe Missi... Io gli spedivo delle lettere, gli mandavo le lettere, lui mi scriveva a me e scrive a lui. Ah. Tramite Pasquale Cappucci. In quali anni più o meno è riconducibile questo rapporto di lettere da lei verso Missi e Missi verso lei? Ma pochi mesi prima che uscisse Miss, poi chiaramente, poi quando è uscito Miss. Ecco, quando è uscito. Ho perso le tracce. Peppe Miss, quando esce dal carcere, non intrattiene più rapporti con lei di natura, di qualunque natura? Ma diciamo così, venivo io nell'occasione praticamente che scendevo al tribunale, ho visto ancora per qualche volta, un paio di volte, Pasquale Cappuccio, e quindi ci siamo scambiate delle informazioni e tutto quanto, quindi poi è cominciato il pendimento dei miei fratelli e poi ho perso definitivamente il rapporto con Giuseppe Missi. Viceversa, lei sa se Peppe Missi ha avuto rapporti con altri soggetti che... ha avuto rapporti con qualcuno di quel gruppo chiamato Alleanze Secondigliane? Che senso, avvocato? Sa se Peppe Missi ha avuto rapporti con lo russo Salvatore? Ma Giuseppe Missi li ha conosciuti a tutti quanti negli anni Ottanta ed era amico di queste persone, Giuseppe Missi. Senta, lei ha mai appreso notizie in relazione ai rapporti tra Missi Giuseppe dopo la scarcerazione del 99 con Salvatore Russo? No, è che stavo in carcere io, no. Rapporti Missi Russo e Russo, no, questo non lo so. Non lo sa. Senta, lei ricorda di essere stato sentito innanzi alla Corte d'Assise, terza sezione, per quanto riguarda l'omicidio e la faida degli anni 99-2000 alla sanità? 99-2000? La guerra di Camorra che è stata tra il 99 e il 2000, a seguito della scarcerazione di Peppe Miss. Quello che ho raccontato, non lo so, mi faccio la domanda più chiara, avvocato. Non è chiara la domanda, avvocato. Allora, vuol sapere. Allora, Giuliano, sia io e anche lei sa benissimo che è stato sentito innanzi alla terza sezione della Corte d'Assise, dove si discuteva di una serie di omicidi, tra i quali i fatti verificatesi nello scontro e della vendetta di Peppe Missi verso l'Alleanza Secondigliana. In quell'esame... Avvocato, io sino adesso ho fatto 200-300 processi, non uno, vabbè. Quindi dinanzi alla Corte d'Assisi ci sono andate decine di volte. Perfetto, allora parliamo in modo specifico degli omicidi commessi da Peppe Missi per vendicare la moglie Sarno. Tutto questo, sì, avvocato Fortunato, che importanza ha? Abbiamo... No, ma presente, lo dirò da qui un attimo dopo capendo, che... Vuole... Presente, se lei vuole la rilevanza, io... La posso spiegare la rilevanza, però dovremmo scollegare il videocollegamento con il test che non è imputato in questo procedimento. Ma per il nostro processo non lo so. Senti, io soltanto una cosa, dire, non ho difficoltà che l'avvocato Fortunato sondi tutto lo scibile della Camorra napoletana. Il problema è soltanto inquadrare correttamente i fatti, perché se noi poniamo al collaboratore di giustizia la domanda, la guerra di Camorra che ci fu alla fine degli anni 90 nella sanità, laddove alla fine degli anni 90 non c'è stata una guerra di Camorra alla sanità, ma due o tre omicidi sui quartieri spagnoli, andiamo al punto, e quello è uno a Secondigliano, ma nell'arco di 4 anni, allora probabilmente il collaboratore ovviamente non riesce a focalizzare bene l'argomento. Parliamo direttamente dei singoli omicidi, non facciamo valutazioni, ma non per altro, che Giuliano non riesce giustamente a inquadrare, perché non c'è stata guerra di Camorra alla sanità. Soprattutto alla fine se lei contesta una dichiarazione resa in un processo per un omicidio, non può dire la faida, quella avrà reso dichiarazioni su centinaia di episodi. Quindi o facciamo una domanda o diventa un'inutile perdita di tempo. No, Presidente, e allora, se il pubblico ministero è d'accordo, io chiedo di acquisire il verbale di Luigi Giuliano in quel procedimento innanzi alla Corte d'Assise in cui eravamo presenti, sia chi parla sia chi mi ascolta, il pubblico ministero, e quindi noi risolviamo il problema.
Se poi vuole la rilevanza della domanda, io la spiego, però dobbiamo scollegare il videocollegamento. Presidente. Allora scolleghiamo un attimo cortesemente, perché io non sto capendo il perché di queste domande, stiamo facendo ripercorrendo nei secoli, cioè qua stiamo facendo un processo. Comunque per me, Presidente, non c'è problema neanche ad acquisire il verbale. Esame contro esame, immagino. Allora a questo punto, se acquisiamo il verbale, non ci sta più problema. Quale sarebbe questo verbale che dovremmo acquisire, Avvocato Fortunato? Quale sarebbe il verbale da acquisire? Allora, il verbale dell'esame di Giuliano Luigi, svolto innanzi la terza sezione della Corte Assise, ove si è discusso e si è processato per gli omicidi. Dei due omicidi che diceva il pubblico ministero dei quartieri spagnoli, di Tommaso e Polifemo, nonché del omicidio di Peppu Curt, ovvero Gennaro Curt, io non ho capito. Che importanza ha per il nostro processo? Io non lo sto capendo, no, se può essere che non lo capisco io. Sì, la rilevanza sta nel fatto che tra i collaboranti Giuliano Luigi e il collaborante Peppe Missi, che è anche in questo procedimento, vi è una totale disaccordo e contestazione reciproca. Giuliano Luigi ha contestato a Peppe Missi di aver messo nel proprio territorio lo russo Salvatore, che se lo russo Salvatore era uno dei responsabili dell'omicidio della moglie. Peppe Missi in diretta risponde dicendo che Giuliano sta dicendo fesserie. Allora, date che attiene al profilo dell'attendibilità intrinseca dei collaboranti, questa difesa ha rilievo rappresentare al Tribunale che vi è un profilo di attendibilità intrinseca di entrambi i collaboranti, i quali reciprocamente si contestano l'attendibilità reciproca. Vabbè, allora, soltanto un chiarimento. Forse sfugge all'avvocato. E poi voglio soltanto aggiungo anche questo, che Giuliano Luigi in questo verbale fa delle indicazioni dirette per averla presa in carcere, tra i quali anche dallo stesso Vollore in cui si parlava prima, delle notizie in relazione all'omicidio di Gennaro Esposito Ucurt, ovvero cognato di Licciardi, nell'ambito della vendetta di Peppe Misso contro l'Alleanza Secondigliana, di cui lo stesso Lorusso si diceva innocente e è stato condannato all'ergastolo. Allora, comprendo la rilevanza, il punto è che in lista testi non c'è Peppe Missi, ma c'è il nipote, quindi ovviamente è Peppe Misso, cioè sono due persone diverse, e quindi ho difficoltà a immaginare che l'attendibilità del nipote Peppe Misso la possiamo valutare sulla base delle dichiarazioni di sé dallo zio, persona diversa, Giuseppe Missi, ma probabilmente va bene, comunque c'è il consenso. Vabbè, a questo punto ci sta d'accordo, così abbreviamo la situazione, allora poi produrrà questo documento, allora riattiviamo il collegamento, ci sono altre domande? Un'altra domanda. Sì, però una cosa breve, perché mi pare che francamente stiamo dilatando oltre misura. Prego. Allora, siamo collegati? Allora, diamo atto che è sopraggiunto l'avvocato Federico, difensore. Signor Giuliano, mi sente? Dell'imputata di Pesantonella. Allora, prego, l'avvocato Ragozzini. Signor Giuliano, mi sente? Ci sentite? Sì, avvocato, sì. Sì. Senta, mi scusi. La pretesa mensile del denaro da parte dei contrabbandieri che voi pretendavate ogni mese era a titolo estorsivo da parte vostra? Ah, era un accordo, comunque si può anche ritenere tale, comunque. No, nel senso che, per esempio, faccio proprio l'esempio del chiacchierone, poteva sottrarsi al versamento di quel denaro? E se si sottraeva, che gli succedeva? O chiacchierone, non ha importato, ha fatto un nome a caso. No. Credo che, no, non si poteva sottrarre.